Dietro fino alla fine, il finale c'è da dire la lucidità, la voglia di cercare di ribaltare comunque il risultato anche se è sempre stato diciamo così definito e quindi un po' di lucidità specialmente negli uomini più finali ci hanno fatto sì che non siamo riusciti a recuperare ma paghiamo l'inizio sempre un po' stentato. Beh, comunque è ancora un campionato molto lungo quindi è chiaro che i giochi devono anche essere ancora decisi, però comunque tempo per recuperare e per lavorare su questi ragazzi che ricordiamo hanno un'età media piuttosto bassa. Sì, sicuramente questo è il nostro focus, dobbiamo comunque lavorare su questo, migliorare, entrare subito in partita mentalmente e cercare di portare avanti il nostro gioco comunque. Quindi questo al momento è una delle nostre difficoltà perché poi nella partita comunque ribattiamo gol su gol, riusciamo comunque a esprimere il nostro gioco. Paghiamo sempre questo inizio stentato e dobbiamo lavorare molto su questo. Sicuramente questo è il nostro punto di miglioramento. Come hai detto tu, sicuramente la partenza è stata un po' complicata, siamo andati subito sul 5-0. È successo anche in altre partite, diciamo che all'inizio abbiamo sempre un po' di difficoltà a ingranare. Però è anche vero che fino ad ora non abbiamo per niente dato il nostro massimo, dobbiamo cercare di sbloccarci perché siamo molto meglio di questo, dal primo all'ultimo, quindi è solo questione di tempo che ci sbloccheremo. Beh, diciamo che sembrava in parte una fotocopia della gara che ho commentato con la Canottieri. Esatto, il parziale era proprio lo stesso, 5-0, poi abbiamo recuperato anche là, siamo andati al meno 1 e poi abbiamo concluso col meno 2. E questo è il nostro problema di ora, lo risolveremo, arriveremo sicuramente molto più preparati per le prossime gare. Sì, hai detto bene, nel senso che siamo partiti oggi abbastanza bene, concentrati, fino a essere un 10-5 a fine secondo tempo che comunque diciamo dava abbastanza margine. Ho chiesto ai ragazzi di essere un attimino più, di avere più pazienza, più tempo, di giocare l'attacco, invece abbiamo forzato un pochino, ha quasi fatto rientrare la Bocconi. Dobbiamo essere più attenti, come gruppo deve ancora crescere, deve maturare ancora tanto, soprattutto in queste situazioni, nel gestire i momenti della partita. Non l'abbiamo fatto benissimo secondo dal terzo quarto tempo in poi, ma ci si lavora ed è un punto su cui sicuramente in questa settimana ci lavoreremo per arrivare poi all'Onda Blu a avere comunque la testa giusta come deve essere per affrontare diciamo, una partita di cartello del campionato dell'andata. Ecco. Abbiamo visto che quando la Bocconi era rientrata sui 4 gol di distanza comunque abbiamo visto un cambio su quello che era stato comunque il sestetto in campo con il ritorno un po' degli uomini di esperienza. Chiaro, magari sui giovani proprio questa fase deve essere un attimo lavorata. Sì, sì, assolutamente, ci lavoriamo tutta la settimana proprio su questo, cioè di avere la testa, di avere pazienza, le azioni d'attacco durano 30 secondi, noi abbiamo tutto il tempo per poterla giocare, invece a volte andiamo a forzare delle situazioni in cui con delle ripartenze prendiamo espulsione e andiamo a giocare poi delle inferiorità quando assolutamente non serviva. I giovani devono migliorare questo, di avere meno foga, lavorare un po' più per il gruppo vuol dire fare la cosa giusta, cioè star lì, avere la pazienza di giocare l'azione. Dobbiamo stare in attacco e giocarci tutti i secondi. Ci si lavora, sicuramente i giovani comunque che ci sono validi perché comunque hanno rimpiazzato bene diciamo, i senior iniziali, poi ovviamente un po' di inesperienza in qualche situazione, anche in qualche ripartenza con qualche fallo di ripartenza subito e quindi chiaramente ci ha messo un po' di difficoltà. Però poi abbiamo retto e quell'importante poi era poi comunque il risultato vincere. Ecco, mi interessa adesso lavorare sulla testa per sabato, quindi avere l'attenzione della gestione dei tempi, ecco, assolutamente sì. Partita molto tesa, a differenza della scorsa dove alla fine abbiamo giocato bene, ed è finita comunque 16-2, questa è stata un po' più impegnativa. Però alla fine ce l'abbiamo fatta anche con un po' di difficoltà e siamo riusciti a concludere bene. Quindi comunque c'è grande aiuto da tutti, dalla squadra e io ho fatto il mio dovere. Settimana prossima arriva qui alla Manara l'Onda Blu di Dalmine. Sappiamo perfettamente che Onda Blu e Varese Olona Nuoto sono due dirette concorrenti anche a un'eventuale promozione.
Infatti per questo adesso questa settimana ci alleneremo bene per questa partita contro Onda Blu, dove cercheremo di tirare fuori una bella vittoria in casa nostra.